E gira e gira e gira e non si ferma mai ad aspettare, sorge e poi tramonta come un pulcino dal mare. Scusatemi. E si è pure impallato, forse ho esagerato con le X. Idioma identificato, livello 1. Ciao, sono pesce! Ma andiamo nello spazio? Pesce. E se qui il tempo scorresse in modo diverso, Pesce potrebbe essere invecchiato di 1 milione di anni ormai. O Sì, è forse un questa pesce non è realtà, essiccato. ma solo una simulazione al computer. Il divertimento malato e morboso dei bambini alieni. Ah, che è stato? Zitto, Aldo. Mi ha fatto Riposati abbastanza qui un ridere. momento. Respira. Cosa ha attivato Aldo ora? Cicalito, vieni presto! Cicalito! Cicalito! Quack! Cicalito! Cicalito! Ma a parte che la navicella sembra piccolissima e poi, cioè, ha tutta sta roba. Aiuta Alba a farsi strada nell'astronave aliena. Salto doppio e librati in aria. Ok? Ma cos'è un livello di Fall Guys? Dove ci sono le... Allora, diciamo che la plan... cioè, il rimani in volo è relativo, ma a parte che... Allora, io capisco che è Disney tutto questo, e già solo al motivetto musicale mi ci ha fatto pensare... Ma i movimenti... Cioè, guardala! Mi ricorda Operazione Papero! Cioè, grazie al cacchio uno può dire, è Disney, e ci credo. Ma a me ricorda totalmente Operazione Papero tutto questo. Utilizzare lei, intendo, non il gioco in sé. Ci arrivo, dite, con un doppio salto, perfetto. La cosa buona è che non dobbiamo neanche combattere, non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo fuggire. Perfetto. Ah, ci sono anche le figurine da prendere, ok. Ah, non posso? Vabbè, allora. Qua ci moriamo, ma per il semplice fatto che sono partito dopo aver saltato, cioè dopo che già il timer era iniziato, pensando che si riattivasse. Ok, è indifferente dove vado, Quindi iniziamo da questo lato, allora. Vediamo dove finiamo. Allora, intanto abbiamo ottenuto già una figurina. Vediamo il giallo. Ok, e il blu invece? Ok. Ci portano entrambe. Accipicchia! Questi alieni le adorano le ghiande! Allora, tu dovevi planare. Partiamo da questo presupposto, papera. Comunque sì, c'è un impianto di produzione ghiande. Forte! Per qualche motivo. Oh! Ah, ma sono... No, aspetta, sono solo invisibili o... No, ok, scompaiono col tempo, va bene. Perché per un attimo mi ha fatto ancora camminare mentre era già scomparso. Comunque mi sa che sta zona era solo per ottenere due figurine e basta. Perfetto. Non mi sembra ci sia nient'altro, quindi andiamo nella prossima zona dove ci sono i laser. Quindi, mi sa che questa è la zona giusta, a meno che... Aspettiamo che passa, non si sa mai. Diceva, a meno che una volta fatta anche questa zona non mi si apra un'altra parte.
Grazie di avermi detto l'ovvio che già sapevo. Ovviamente una di queste due parti doveva aprirmi la porta. Comunque invece guardare questa zona qua mi ricorda Kingdom Hearts 2, quando siamo alla Hall of Bastion e siamo nel database di Ansem il Saggio e vediamo tutta quella parte di elettronica che poi si riempie di Heartless più avanti nel gioco. La seconda o la terza visita che facciamo lì alla Hall of Bastion. Comunque, quando poi entriamo nel mondo di Tron, per chi ha giocato Kingdom Hearts, insomma. Ecco qua. Io passo, che tanto... Oh, c'è un alieno. Grande, grosso, eppure cattivo. Non ho idea di cosa io debba fare. Cosa? Afferra, spara al super colpo. Ah, ma posso girare. No, aspetta, cosa faceva L1? Mi sono già dimenticato. Afferra, che cosa afferro? Comunque... La papera che entra nel... Ah, probabilmente la pallina. La papera che... Che entra nel robottone alieno per mettersi a distruggere la navicella dall'interno. Pezzo di merda. Proprio non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio questa svolta degli eventi. Tieni premuto L1, sollevare un oggetto, premi R1 per la... Ah, ok, allora aspetta. Più che altro, che cosa posso la... Il gioco mi dice che io posso afferrare qualcosa, ma non mi spiega per bene cosa. Ah, gli oggetti piccoli, scusami. Perché non me l'hai fatto... Boh, vabbè, guarda. Non lo so, non mi importa neanche quasi saperlo ormai. Io spammo e andate a cagare. Ecco fatto. Tanto ci voleva? Ecco fatto. Robottino andato. Distrutto tutto e tutti. Dai, distrugge anche la scatola. Perfetto. Tra l'altro, sti robottini qua mi ricordano anche un po' mostri contro alieni. Oh, ma guarda, un bottone nascosto. Ah, sono... Sono probabilmente dietro il muro gli altri robottini. Ok, uno e due. Aspetta che... Ah, è già andato? Aspetta, ecco fatto. Non gli è arrivato mai il colpo. Beccalo e muori. Distruggiamo la scatola. Oh, ho proiettili infiniti, posso usarli. E sinceramente, tanto vale spammare piuttosto che mettersi ad alzare oggetti per nessuna ragione. Cioè, basta fare così e ho vinto, voglio dire. Cosa devo fare? Muori. E che palle.
Ma cosa devo fare? Devo lanciarglieli... Non ho idea di cosa devo fare, gioco! Non me lo spiega! Boh, forse devo continuare solo a... a distruggere le ondate di nemici, esatto. Una volta che hai distrutto tutti e tre i robottini, ti fa passare, va bene. Dai, sparami fuori l'ultimo. Oh no, mine di prossimità. E ora? Posso tipo alzarle col pensiero? No. Vabbè, basta evitarle, voglio dire. Non è che c'è tanta difficoltà in tutto questo. A me fa molto ridere il fatto che lei comunque... possa entrare dentro sto robot. Mi fa molto ridere la cosa. Ecco, fatto. Ora, di qua oppure di qua? Di qua. Vai, papera. Allora, con calma, dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare? Che ci devono fare con tutte queste ghiande? Io non ho idea di cosa devo fare. Ah, ok! E se non me lo dici, però... Allora, lì c'è la figurina. Quindi dobbiamo fare... da parte a parte... Però devi saltare. Cioè devi farti la tua planatina, papera. Falla però, testa di minchia, ti odio. Ti odio. Forse devo andare più in alto, non lo so. Se non me lo dici. No, non devo andare più in alto perché non ho idea di quanto io debba andare in alto prima che lui mi ributti di sotto, quindi... Perché non lo fa sta cacchio di cosa? Io ti detesto. Stupida papera. E che palle, tanto ci voleva. Mamma mia. Allora, tanto questa è una zona solo per la figurina. Non ci serve ad altro questa zona. Però sai, per il completismo questo è d'altro. Io... Esatto, arriverei qui e torniamo indietro. Mi manca una ghianda per avere un ovetto in più. Posso passare? Sì, posso passare. Perfetto, grazie. Aspettiamo che Mission Impossible ci faccia passare. Perfetto. Ok, quindi non c'è nient'altro qui. Ecco fatto, dobbiamo arrivare da questo lato. E porta aperta. Non è che c'è una... figurina? Sì che c'è la figurina. Ovviamente c'è la... Molto carino. Molto carino. Ovviamente c'è la figurina nascosta. Non sia mai... che il gioco... non ti nasconda le cose. Devo andare di qua? Sì. Aspetta. Aia, per poco. Per poco ce la facevamo. Allora, qui non mi sembra ci sia nulla. Eccola. L'ho vista. Però siamo stati bravi. Allora, a me non mi importa sinceramente di cadere a questo punto. Sì. Oh, no. E cos'ha? Allora.
Ti devi sbrigare. Dobbiamo. Ecco fatto, perfetto. Dobbiamo salire là sopra. Perfetto, alla prossima piattaforma. Sperando che saliamo abbastanza. Perfetto, bravissima. Sali di nuovo. Ok, 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 ancora un po'. Perfetto, ed è appena spawnata, pensa un po'. Che fortuna. Tra l'altro questa parte mi ricorda davvero Mostri contro Alieni. Sinceramente, a un certo punto di vista preferisco anche non ricordarlo. Perfetto. Da un certo punto di vista voglio dimenticarlo quel gioco. Allora, aspetta. Ok, fai passare questa, poi ne passa un'altra. E ora puoi passare, brava. Ovetto. Mission Impossible. Allora, siamo dove abbiamo lasciato il robot, vero? Sì, esatto. Quindi si prosegue? Ah, siamo già dentro, bravo. Quella lì rossa. Ah, è esplosiva, perfetto. Ecco fatto. Mi fai passare, sì. Benissimo. Robottini tutti andati, adesso spawneranno da qua, come l'altra volta. Ma io spammo, quindi. Ora che so cosa devo fare. Col cavolo che mi fregate. Peccato solo che il mirino, come anche per il quadrato che vi dicevo poco fa, è del tutto decentrato. Visto che il mirino appare solo di qua per voi e non al centro. Posso... No? Quello? Dite che è quello che gli dà l'energia? Sì, direi che è quello. Perfetto, ce n'è uno anche qua. Fatto. Però mi sa che ce n'è un altro. Sì. Dannazione. Ecco fatto. Niente più robottini. Perfetto. Barriera andata. Distruzione totale. Sì, sì, spawnane quante ne vuoi. Spawnali quanti ne vuoi di robottini, che tanto te li spacco tutti in fronte. Ecco fatto. Tutti i dispositivi andati a fanculo. Credo che devo lanciare le bombe qua. Ecco fatto. Ah, ma ce n'è un altro. Ovviamente. Ecco qua. Mm,
Ma a parte cose, ricordiamo che la papera è comunque minorenne e sta combattendo gli invasori della galassia Gamma YSS2 da sola. In questo momento sta facendo più lei di quanto potremmo dire che ha fatto Cicchellito la Dora. Distrutto. Io non mi muovo da qua per il momento. Finché sono in questa zona mi sembra che il gioco non spawni gli altri robot. Ecco, fatto. Non c'è nulla di qua, vero? Visto? Lo sapevo. Lo sapevo. È bastato un passo in più in avanti per farli spawnare. Mi stavo chiedendo perché fosse riapparsa l'elettricità, ma è subito scomparsa per qualche ragione. Vedi, continua ad apparire e scomparire. Ma levati. Basta? No? Allora, ne manca uno solo. Missione completata. Ma quanto è lunga sta parte con lei? Dio mio. Sta andando avanti ad oltranza, eh. Cioè, io pensavo fosse una parte giusto così, ma porca troia. Hai capito la papera? Basta? Eh sì. Caduta nel vuoto cosmico.